Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 16 ottobre e sono a mezzogiorno circa. Vi faccio questo brevissimo video, chiedo scusa per lo schermo nero, ma non sto bene ancora, anche se va meglio, solo che poi vi spiegherò bene cosa sto facendo, per la salute ovviamente. E spero più presto di riprendere i video normali, con contenuti normali. Fino a ieri non ho avuto neanche modo di tenermi aggiornata relativamente a quanto stesse accadendo sul tubo, perché io sono ipotermica di mio, quindi per me avere la febbre così alta, che poi sono, a parte i periodi di streptococco, che ringraziando Dio questa volta non è stata la causa della febbre, è stata l'escursione termica e il mio sistema immunitario che non funziona. E, essendo ipotermica, una febbre a 39, 39,2, 39,5 mi porta proprio a stare totalmente debilitata, non so trovare le parole, non sopporto i rumori, non sopporto la luce, non sopporto neanche la luce del cellulare, non sopporto sentir parlare, quindi ho passato 3 giorni a cercare di dormire, poi sfebbravo, quindi sudavo, avevo caldo, freddo, mi spogliavo, quindi prendevo ulteriormente freddo, vabbè, lamentazio, cioè non mi voglio lamentare perché alla fine è una febbre, però è dal 2013, da capodanno del 2013, perché è cominciato tutto da lì. La sindrome neurolettica maligna io l'ho avuta verso febbraio-marzo del 2013, ma la sera di capodanno del 2013 praticamente hanno cominciato a presentarsi queste febbri che sono di base immunitaria. Comunque, vabbè, adesso stare a fare un pippone sulle mie febbre immunitarie non mi pare il caso. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto, chiamato, e che si stanno informando con tantissimo affetto relativamente alla mia salute. E, questo è soltanto un piccolo saluto per dirvi che comunque sono viva per ora. E appena possibile vi farò, devo un pochettino riorganizzare tutto, voglio riprendere a fare dei video con i miei personali contenuti, anche se dovrò spiegare alcune cose, ahimè, perché proprio non ne ho nessuna voglia relative al solito gruppo di disagiati che tutti conosciamo. E per il resto intanto vi auguro una buona giornata e ci vediamo prestissimo. Un abbraccio grande. Allora, nonna Vicky, per favore. Allora, piccolo e piccola si sono fatti al posto del nido soffice, gli ho messi i batuffoli colorati e si sono fatti nel piano superiore. Oggi le trasferirò nella villona. Si sono fatti tutto questo nido con tutti i batuffoli di cotone. Sì, vuole fare balletto lui, sì. Facciamo un po' di toeletta cricetifera. No, mi mozzicare, è che c'ha dei dentini. È piccola al piano di sotto. No, dove vai? No, non peraltro, perché c'è una Bicchi qua. Ogni tanto gli faccio fare un giretto della camera, poi vi farò vedere.